Dedicare dei versi a Chet Baker, un grande protagonista del jazz che con la sua tromba ed il suo canto entra nell'anima di chi ascolta, conducendolo per mano in una dimensione che oltrepassa i confini del tempo e dello spazio, facendolo entrare nello slancio vitale della musica. Un volto scolpito dal tempo, inciso da tormenti, tatuato da ossessioni di anni. I suoi solchi dicono parole mai dette. Urlano rabbie celate e silenti, un sorriso smorzato da gesti di ira non spegne suoni soavi, dettati da un cuore pulsante, immerso in un corpo stremato, dolente, curvo, perdente, solo, nella sabbia del deserto del mondo, naufrago in un mare mai calmo soffocato tra le spire di una serpe opprimente placò la sua ira su una piazza assai viva sospinto da mani glaciali in un volo fatale la sua voce ora riecheggia dolce triste lamentosa e pregnante di vita odorosa si inframezza fra note soffiate di melodie jazz che scorrono tra club fumo sorrisi Amori nascenti, parole sussurrate, abbracci danzanti, sogni colorati e speranze agognate. E tu riemergi, bello, sano, luminoso, appoggiato ad un muro mentre guardi con occhi ridenti una barca lontana nel mare e la tromba la porti al tuo cuore con carezze di lievi fraseggi. Ben ritrovati ai nostri telespettatori, buon anno, eh, buon inizio nuovo all'interno del nostro salotto e soprattutto eh, buona Epifania. Con me come sempre Antonella. Antonella Uh, come va questo inizio d'anno? Ah, va benissimo perché abbiamo preparato una calza speciale no? per i nostri telespettatori. E soprattutto una calza speciale per i ragazzi, però come uh, dicevi tu per i nostri telespettatori, perché nella calza di oggi uh, mettiamo un libro che uh, può essere tranquillamente uh, indirizzato ai ragazzi ma anche ai più grandi perché uh, si parla di jazz. L'autrice è Daniela Vellani con ragazzi voglio raccontarvi una storia jazz alle e gli diamo subito il benvenuto uh, salve Daniela Vellani docente e um, scrittrice uh, non è il suo primo libro e ci racconta uh, a tappe, giusto Antonella uh, la storia del jazz ed è un libro che io uh, ritengo essere abbastanza originale perché uh, come dicevo lo fa per tappe lo fa per uh, illustrazioni, le illustrazioni sono di Roberta eh, Goglia, e lo fa anche attraverso delle narrazioni teatrali, giusto? E infatti, eh, questa è la cosa più interessante perché eh, accanto alla parte eh, saggistica di cui spiega appunto il jazz ai ragazzi perché è un libro indirizzato ai ragazzi ma niente toglie che appunto lo possano leggere anche gli adulti perché è di piacevolissima lettura c'è una parte eh, narrativa eh, improntata proprio come una sceneggiatura in cui c'è eh, tommy questo trombettista cantastoria che in bourbon street racconta dei ragazzi entusiasti eh, in maniera dialogante eh, la storia appunto del jazz eh, e, diciamo che la parte divulgativa è quindi anche teatralizzata ed è anche un invito ai docenti, perché no, a metterla in scena perché eh, Daniela Vellani è anche docente. Eh, sotto i nostri occhi quindi scorrano appunto eh, le geografie, i nomi eh, che raccontano. Qualcosa che però attenzione col jazz va oltre la musica perché si investono fattori storici, antropologici, sociologici eh, dall'inizio, da quando ci fu la, la, la riduzione in schiavitù dei, negri, dei neri in, eh, che furono deportati nelle Americhe e da là nacquero i canti di lavoro, canti di protesta, sottesi di, di protesta ma soprattutto di resistenza, un lavoro durissimo. E Da lì nascono poi i gospel, gli spiritual e fino ad arrivare al jazz moderno, al, al bebop e tutto questo ci viene raccontato con molto brio e in modo spigliato in questo, in questo Uh, romanzo saggio, no? Lo chiamerei ragazzi, voglio raccontarvi una storia jazz, ricordiamo che um, per Robin Essence, questa casa editrice coraggiosa che ha fatto questo libro tra l'altro anche um, Tipograficamente molto carino, eh, appunto illustrato come dicevi tu, e, e soprattutto scorrono anche i personaggi, i personaggi mitici. Parliamo di Louise Armstrong, parliamo di Duke Ellington, Billy Holly, Nat King Cole, Ch Chet Baker, ecco, quindi eh, veramente la leggenda. Um, tra l'altro c'è anche un dizionaretto alla fine che eh, in ordine alfabetico eh, racchiude, ra raccoglie tutti e racchiude tutti questi nomi e anche un dizionaretto per quanto riguarda gli strumenti atti a fare il jazz, quindi eh, di grande eh, didattica, oltre a essere piacevole. La prefazione è di Giulio Martino, uno dei più grandi jazz jazzisti. Uh, uh, attuali italiani uh, e mh, i, i disegni come hai detto tu sono di Roberta Goglia sono divertenti, giovani diciamo uh, eleganti e, e, e dinamici danno un, un, un dinamismo particolare a tutto il testo ma io vorrei chiedere innanzitutto a Daniela ma come è nata questa tua passione per il jazz allora è nata da una passione per la musica e io ho sempre amato la musica fin da bambina, infatti penso, a volte penso che forse in un'altra vita sono stata una musicista, invidio tantissimo i musicisti, mi piacerebbe tanto saper suonare uno strumento musicale. E, mh, ho sempre seguito la musica, il, dal rock, musica classica, ultimamente ho, mh, ho scoperto il jazz, e, mh, è una mia tappa <ride> e, mh, e niente. Mh, Apprezzo tanto è una musica perché mi piace il jazz? Perché è una musica dinamica, una musica che si evolve continuamente, non è mai statica, ci sono le improvvisazioni, e, e quindi io forse sono anche un po' improvvisativa come se, per se si può dire. Sei una donna eh, jazz! Una ecco. donna jazz anche come insegnante. Io Ma sono una docente. Ma è una passione eh. nata così o che le ha inculcato qualcuno in particolare? Ma è eh, una passione, diciamo, un po' come mio padre, me l'ha inculcata. Perché amava molto il jazz. In casa mia si sentiva sempre, si sentiva sempre la voce di Frank Sinatra, Notto, eh, non so, Carosone, sempre musica di tutti i generi, di tutti i tipi. E quindi, a furia di sentire musica e poi andare a spettacoli, eh, fin da bambina insomma, sono andata a vedere spettacoli. Il primo spettacolo a quattro anni, Rita Pavone, <ride> era il mio idolo. Era la mia passione. Eh, la mia passione. E, e quindi fin, fin da bambina, poi mi sono appassionata al rock eh, e, e niente, poi dopo nella vita si fanno delle scelte, eh, ho iniziato a insegnare, insegno lettere. Però nel mio modo di insegnare entra molto la musica. Però fai anche, se anche, fai anche delle recensioni, no? Sì, sì, Lavori sì, per scrivo. un giornale. Sì, sì, lavoro per più eh, di un giornale, eh. Eh, giornali online, eh, differentemente, La voce di seno e Mumag, una rivista proprio di musica specializzata. E è un'altra esperienza eh, che mi sta piacendo molto perché, insomma, io ho unito l'amore per la musica, l'amore per la scrittura e l'amore per gli alunni, l'amore per la scuola, la didattica e il teatro. Quindi, in questo libro c'è un po' tutto. È una sintesi di questi elementi perché c'è la musica che io amo e ultimamente ho scoperto appunto il jazz e quindi l'ho voluto condividere. D'altronde, Riasciamo... eh. diciamo che come insegnante eh, di lettere ci sono profonde iterazioni tra la musica jazz e la letteratura. E la letteratura. A pensare no, a Francis Scott Fitzgerald <ride> sì. che descrive nell'età del jazz, no? sì, sì. tra gangsterismo, proibizionismo e eh, eh, gli anni della, della rovina economica americana. Della la Grande crisi, eh, e alcuni eh, di questi interpreti grandi del Jazz hanno delle vite da romanzo. Sì, Pensiamo sì, a Louis sì. Armstrong, no? che sì. ti ha detto anche Satchmo perché aveva questa bocca che si gonfiava come un sacco <ride> quando soffiava nella tromba. La sua fortuna fu di essere arrestato perché partì dal riformatorio. Dal riformatorio, sì, come, da fare... riformatorio. Eh, come fare il riformatorio di un riformatorio, scoprirono eh. la, le, le, il suo talento perché iniziò a suonare la cornetta. Nel riformatorio, e poi dopo scoprì l'amore per la musica. E quindi c'è tutta questa. La, la, molti musicisti hanno delle storie pregresse alle spalle molto interessanti, proprio da romanzo. Lì, Samson, inventò eh, la, la, il canto scat. Ci spieghi cos'è? Sì, il canto scat è una riproduzione con la voce degli strumenti musicali. E c'è una leggenda, pare che sia. insomma, la storia è questa, che mh, durante la, reg la registrazione di una canzone. Eh, gli cadde il, il foglietto con il testo e quindi lui in quel momento, non ricordando il testo, incominciò a, diciamo, a cantare imitando gli strumenti. Forse è una leggenda, forse è realtà, ci piace pensare che sia così. Insomma, lui pare che sia il padre dello sketch, quindi questo modo di imitare gli strumenti musicali, mi mando pure. Quindi si fa vedere proprio lo strumento, la tromba, il trombone, il contrabbasso, insomma. E si, Se con la, con eh, la voce? Lo con, lo voce imita, no? con la voce si, eh, si intona, diciamo, si, si prendono proprio le note dello strumento musicale. La ah, tromba. Lei racconta diverse tappe, ovviamente, la storia. Sì che non è soltanto un, uh, un libro dove uh, lei mette su carta una passione c'è anche una storia quindi diciamo una, uh, documentata fatta di tappe le sì. chiedo se c'è una tappa in particolare che lei preferisce di quelle che descrive non so sì. uh, c'è anche la tappa della globalizzazione se, se magari eh, una sì. tappa un po' diversa rispetto alla nascita sì. del jazz quale preferisce lei? ma io le ho amate tutte io ho amato tutto, ho fatto proprio un viaggio nel jazz, mi sono immersa in questo viaggio che poi mh, volevo dire una cosa: ehm, si intitola: eh, voglio, ragazzi, voglio raccontarvi una storia jazz e non la storia del jazz. Perché in effetti appunto, è un racconto che viene effettuato attraverso eh, questo scambio di domande e risposte del, con, tra Tommy, questo musicista. Uh, jazz uh, artista di strada con i, i ragazzi che, che um, diciamo, fa, uh, passano per strada, gli fanno delle domande, turisti, curiosi, eccetera. E sì, divisa appunto in tante tappe e veramente le ho amate un po' tutte perché ogni volta che descrivevo una, io entravo, mi tuffavo, mi fiondavo proprio in quel mare di, uh, di, di note, di musica e ho amato molto la tappa dedicata a Miles Davis, che a me piace tantissimo. Eh, lo trovo proprio un jazzista molto particolare perché lui eh, è proprio un jazzista perché si butta in tutte le avventure del jazz, cioè lui ha, ha, ha sperimentato tutta una serie uh -huh. di di generi, quindi eh, ha, ha sperimentato tutto, se, avrebbe fatto tante altre cose se fosse stato... Ma quello della eh, globalizzazione... Secondo te è veramente No, io, secondo me la globalizzazione è proprio eh, jazz, <ride> perché nella jet, nel jazz confluiscono tante musiche, il jazz è così, è un, è un ibrido, è, un ibrido, è un, come viene definito da un autore che io studiavo, un gumbo, un gumbo è un, 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 un cibo... Consumo una pietanza di New Orleans in cui c'è di tutto: eh, frutti di mare, carne, e, e così è un, un cumbo culturale, cioè entra, eh, entrano diversi ingredienti. Eh, e quindi ci sono le voci non solo dei neri eh, che provengono appunto dall'Africa, e quindi le voci ritmo, il ritmo fortissimo africano, ma anche quelle degli spagnoli, degli italiani, dei francesi. Quindi si va a, a mescolare tutto. Allora, adesso che siamo nell'era della globalizzazione, cioè vediamo appunto gli aspetti positivi della globalizzazione, è uno scambio culturale, il mondo è diventato cosiddetto villaggio globale. Quindi l'epoca della globalizzazione il jazz ci sta proprio bene, perché nel jazz il jazz è già di per sé globalizzato perché unisce una serie di esperienze di, uh, musicali che provengono da diversi mondi si e, a, e si trasformano. E a proposito di mondi è anche molto importante nel jazz italiano il jazz napoletano ne vogliamo parlare sì. eh. ah il jazz napoletano eh, eh sì, perché il jazz a, a Napoli in Italia insomma è arrivato più o meno durante la seconda guerra mondiale e, Lo e gli, americani, gli, gli americani gli con le orchestrine con le orchestrine che venivano per alleviare diciamo i soldati il, e, e portare un po' di musica, un po' di allegria, un po' di speranza. E quindi è arrivato attraverso appunto, i soldati americani, le orchestre, le piccole band eh, americane. E poi è entrato nel, nei club napoletani. E eh, possiamo ricordare, vabbè, diciamo, successivamente al periodo della seconda guerra mondiale, Renato Carosone che io ho avuto anche la fortuna di conoscere personalmente, un gran signore, veramente una persona umile come tutti i grandi. E lui ha portato lo swing lo swing che lo ha napoletanizzato e quindi ha fatto questa fusione ecco un ulteriore arbore elezione. arbore arbore ha avanti l'idea dello swing e swing no? che adesso tra l'altro è Barmotto di gran moda lo swing è tornato adesso si parla anche di electro swing ed è di gran moda sia il ballo che la musica quindi ci sono proprio delle scuole di danza swing attualmente ne stanno sorgendo dappertutto a Roma a Napoli insomma ci sono ragazzi che, che ballano anche per strada quindi c'è questo ritorno Proprio allo swing. Una curiosità: durante il fascismo il jazz era proibito. Era eh, proibito perché sì. era la musica dei neri, quindi era una musica bassa, una musica, il razzismo faceva eh, sì che sì. fosse proibito. Romano Mussolini, eh, figlio del duce, diventa uno un dei più grandi tezista. musicisti pianisti sì. jazz. Sì, sì, proprio veramente una nemesi. Quasi un dispetto che ha voluto fare al padre. La nemesi. Eh. E il, sì, effettivamente durante il periodo del fascismo anche il, i nazisti proprio criticavano non, proprio quasi perseguitavano i jazzisti eh, alcuni jazzisti sono finiti anche nei campi di concentramento eh, un in, Italia, che io in Italia i fischi eh, di jazz si, si ascoltavano di nascosto, di nascosto, nascosto, di nascosto. E si chiudevano altro. le finestre lo dico con cognizione sì, di causa sì, perché sì, non nonno lavava e eh, si chiudevano le finestre sì, per sì, far... però si è divulgato <ride> tantissimo Proprio forse questa voglia di trasgredire anche, no? È, è stata la fortuna del Jazz in Italia. e Addirittura cambiavano anche i nomi perché non si potevano usare i nomi stranieri, eh, sanieri. per cui eh, Louis Armstrong lo chiamavano Luigi Braccioforte. <ride> <Sì>. <ride> terribile terribile e, e poi, poi però poi, e e e e e e poi anche non piaceva nemmeno perché era una musica molto libera, molto free insomma il jazz, appunto, le improvvisazioni così. invece il, il fascismo il nazismo irreggentavano tutto, anche la musica quindi la musica jazz assolutamente non era una musica che poteva rispecchiare le loro ideologie perché era, era controcorrente, insomma Piena di divagazioni, anche se diciamo ragazzi. pensiamo a Rabbagliati che di stramacchio faceva un po' di swing, eh, Di, di, di sì, stramacchio, sì, sì. ecco sì, sì, sì. <ride> um, le donne nel jazz, Barbara Streisand, Billie Holiday, sì. Ella Figella. Le donne da... nel jazz eh, insomma, non hanno fatto una bella vita, no, di solito. No, sono, insomma, sono vite piuttosto sono disperate. Sono vite disperate, eh? Eh, pensiamo alla vita di Billie Holiday, costretta alla prostituzione fin da bambina. E, insomma, vite, Infatti molti possono finire anche così nella tossicodipendenza, nell'alcolismo, eccetera però ci sono state grandi donne nel jazz, grandissime cantanti prendiamo per esempio una Ella Fitzgerald ha una voce proprio celestiale una voce unica, bellissima ehm, Barbara Streisand eh, sì, sono tante brave viva le donne nel jazz <ride> e poi attualmente, eh, attualmente eh, ci sono molte musiciste anche a Napoli io conosco tante musiciste jazz bravissime, in gamba e, e quindi io faccio il tifo per loro perché sono bravissime, e, però molte volte effettivamente si mh, prevale il sesso maschile nel, nella musica, nel, nel jazz, se ma andiamo non a vedere, solo, anche, eh, non, non solo, solo insomma, cioè in tutte ne, le forme di arte, anche, ne se a vedere, sempre un anche po della musica classica, <ride> se andiamo a vedere pure i vari artisti di musica classica, ma dove stanno le donne? Non ce ne sono proprio. Fanny Mendelssohn <ride> è un testo comunque eh, da portare sicuramente nelle scuole no? per una sì, ma eh, in effetti questo testo nasce anche dalla scuola perché da come è nata questa idea a parte il mio grande amore per il jazz insomma era un periodo in cui io tra l'altro frequentavo molto i jazz club andavo alle jam session, delle jam session organizzate anche a tema per cui ogni volta io ascoltavo eh, tutte le indicazioni che davano sulla storia dei jazzisti scrivevo, rubavo, varie cose e allora ehm, a scuola i colleghi di musica decisero di organizzare un, un, uno spettacolo di musica d'insieme e poiché mi sentivano sempre a dire, ah, ma tu eh, ami tanto il jazz, ma quasi quasi, perché non facciamo un lavoro sulla storia del jazz? E ci dai una mano tu, fai tu la regista, fai tu, e scegli tu la scaletta, insomma ci dai delle indicazioni. Ok, mi invitarono a nozze e per cui nacque uno spettacolino molto carino sulla storia del jazz con Ragazzi che suonavano molto bene i flauti, oppure qualcuno le tastiere. hai questa intuizione. Allora io ho scrissi un canovaccio ah. sulla storia del jazz e mi piacque molto, brevissimo. E poi. Quando, dopo lo spettacolo, eh, vennero anche dei genitori che erano anche musicisti. Insomma, si interessarono molto a questa cosa e si avvicinarono a me e mi fecero quasi la proposta: cioè, professore, perché non scrive qualcosa per i ragazzi? Perché non c'è quasi niente per i, come per la storia del jazz. Diciamo che questo libro colma una lacuna. E quindi, eh, io sono, allora mi, hanno, mi è venuta questa pulce nell'orecchio, mi hanno messo questa voglia, mi hanno dato un input, diciamo. E allora, quando, dopo aver scritto il primo romanzo con la Robin, il direttore... Mi chiese se avevo qualche idea di qualche altro testo da scrivere così. Io dissi veramente c'era questa vaga idea di una storia del jazz per ragazzi, scritta sotto forma di copione teatrale, con qualche disegno, così. E questa idea l'ha subito sposata, insomma, gli è piaciuta tantissimo. e Quindi è andata, è, bene. È, andata bene. è andata bene. Però è stato faticosissimo. Infatti, vabbè, sempre faticosa. Faticoso. Scrivere Tra come conto. sa appare. Mamma sempre. mia, la storia noi, del Jazz è un oceano. Eh? Noi quindi, mm. oltre che portare questo libro nelle scuole eh, invitiamo i telespettatori a metterlo, metterlo nella, nella, nella calza avete ancora tempo e la Befana è ancora in volo esatto quindi potete tranquillamente acquistarlo e metterlo nella calza mm insieme a qualche cioccolatino e lo concediamo Antonella quindi è un bel libro, è un libro interessante è un libro intelligente che insegna delle cose e nello stesso tempo diverte eh, noi tra l'altro c'è una poesia su Chet Baker, noi è vero sì, la sentiamo che legge, eh, che legge in chiusura eh, Maria Gabriella Tine che abbiamo ascoltato anche all'inizio in copertina perché come abbiamo detto eh, questo è anche un testo teatrale se, se, sì. se ce lo consente cioè, quindi Maria Gabriella Tinè ci ha letto delle cose all'inizio e ce le legge anche al termine di questa trasmissione noi ve lo consigliamo vivamente Antonella siamo in chiusura buona Befana buona Befana buona Epifania, buona epifania. grazie buona epifania. a Daniela Vellani per essere grazie stata a voi. qui con noi e per averci fa sognare in questo mondo jazz e vi ricordo che questa produzione può essere visualizzata anche al nostro portale giulinews.it grazie per l'attenzione quinta tappa il blues il blu è il colore della malinconia e forse per questo viene accostato a note caratteristiche presenti nella musica delle comunità afroamericane le note blu si dice che essi siano nate quando gli schiavi appena giunti cercano di adattare la scala pentatonica africana a quella diatonica occidentale, dando luogo alla scala blues, con uno schema ciclico di 12 battute, un ibrido musicale, carico di atmosfere emotive, in cui le note non sono solo note, ma suoni flessibili che possono mutare in modi non previsti dai più famosi compositori del XIX secolo. Tutto ciò Servirà come base per innumerevoli brani di musica jazz e pop e, negli anni 50, nel rock and roll e nel rhythm and blues. Il blues, molto prima di essere riconosciuto come stile musicale con una sua precisa struttura armonica, melodica e tonale, nel XIX secolo si diffonde nelle aree geografiche rurali e più povere degli USA. È caratterizzato da canzoni che contadini e braccianti neri si tramandano oralmente ed echeggiano nei campi agricoli. Per molti anni il blues è legato al mondo umile e povero ed è una musica intensa, coraggiosa e malinconica che rappresenta la speranza e la salvezza.